uno dei primi segni è che mi sta calando la vista. Ho bisogno di vedere il mondo con gli occhi dei bambini da un po' di anni. Questo credo che mi sia calata la vista già a 25 anni, perché fin da allora ho chiesto che i bambini mi raccontassero il mondo nei laboratori teatrali piuttosto che nella scrittura di testi. Chiedo a loro di insegnare a me. Quando mi è stato chiesto di presentare questa mostra, che poi sono diventate due perché arrogantemente le ho attaccate, e soprattutto dall'idea che volevo, prima di spiegare a loro il mio punto di vista sulla mostra, che loro mi raccontassero quello che vedevano, ho chiesto a loro di segnare due colori che colpivano, tre parole e due immagini. Mentre nella mostra sulla Costituzione l'articolo che mi colpiva di più è quello che avrebbero tolto. Tra l'altro ne parlavo prima, a grande richiesta i ragazzi avrebbero tolto l'articolo sulla libertà di parola, di pensiero. Perché la loro paura è che poi se ne faccia un uso, cioè che chiunque possa scrivere anche e dire delle bugie sui giornali o in televisione. E questo mi ha colpito. Allora ho spiegato che uno si viene diffamato un po' di fendersi, però questa visione, questo fatto che loro mi abbiano raccontato questo, ha fatto sì che io, che sto lavorando in questi anni sulla Costituzione nelle scuole, riparta dai loro occhi, perché lavoro poi con ragazzi delle elementari e delle medie. Mi è imprescindibile questo tipo di lavoro. Anche perché altrimenti io avevo fatto il giro prima e avevo segnato i colori che avevano colpito me, le parole che avevano colpito me, le immagini che avevano colpito me e gli articoli che mi avevano colpito. Beh, loro me ne hanno mostrati altri. Senza di loro probabilmente sarei uscito da questa mostra con ancora le mie idee. Questo perché credo fermamente che sia che ci debba essere uno scambio con i ragazzi. Loro vedono delle cose che noi non vediamo più e noi abbiamo visto cose che loro non hanno visto, e questo è l'incontro per quanto riguarda il mio lavoro. E questo che mi fa, che fa sì che io debba sempre rimettere in gioco le mie idee. Le mie idee non tanto nel concetto fondamentale di quello che penso, ma nelle sfumature. Perché da quando ero piccolo, io da quando ho sentito a scuola la resistenza e le letture che ho fatto, che sono chiaramente in parte seguite con la mente, col cuore, scelgo un libro solitamente una storia perché mi attira. Il fatto che qualcuno provi a dire qualcosa di differente o mi racconti dei colori diversi dalla realtà mi stupisce sempre, e credo che sia la cosa che mi ha arricchito. Tutto quello che sono oggi, quando entro in una classe, quando scrivo un pezzo di teatro, quando faccio una lezione di storia del teatro, lo devo a tutti i suggerimenti che ho avuto dai bambini lavorando così. Io in genere lavoro così, anche quando presento mostre d'arte, chiedo loro di dirmi che cosa vedono nei quadri. Parto dall'emozione, parto da quello che poi non è tanto emozione, perché sull'articolo 21 credo che intanto conti la televisione e quello che sentono nelle loro famiglie in questo periodo. Un ragazzo mi diceva, beh, sono contento perché c'è la spada, la tua spada, così ti difendi la tua terra. E questo lo sentiamo ogni giorno. Quando presento l'articolo 10 che dice che lo straniero, anche nel suo paese, non ha garantiti i diritti che abbiamo noi, ha il diritto di chiedere l'asilo politico, loro dico, ma allora di cosa stiamo parlando? Perché di queste cose nemmeno gli adulti, ne parlo oltre con gli adulti, ne hanno coscienza. E chiedo ai ragazzi di andare a casa e di parlare con i loro genitori e di dire queste cose qua. Ho come l'impressione, ma forse mi sbaglio, che in questo periodo si debba lavorare sui ragazzi perché insegnino ai loro genitori le cose che i loro genitori hanno quasi cancellato. Nella sensibilità c'è, cioè, da vedere il mondo. Abbiamo fatto, c'è una mostra che gira, che adesso è alla COP, dove abbiamo fatto scattare delle fotografie dal quartiere Po ai genitori e ai bambini. C'è un'immagine bellissima, c'è un negozio di dolciumi, il genitore l'ha fotografato grande, il bambino l'ha fotografato solo ciupa ciupa da vicino. Questa doppia visione, questo... Ah, e molti genitori fotografavano i bambini che fotografavano gli oggetti. Questa chiusura, secondo me, cioè tutto da fotografare, fotografare tuo figlio che fotografa un'altra cosa. Siamo dall'epoca dei telefonini, delle fotografie, questo. Ma tornando a quello che dicevo prima,
davvero continuo a essere spinto a vedere il mondo, a cercare di vedere il mondo fidandomi ciecamente dei ragazzi. Quando costruisco lo spettacolo teatrale con i ragazzi, dando loro degli stimoli, fanno spettacolo, lo scrivono loro e me la raccontano loro la storia. Non ho ansia, mi fido ciecamente perché so che comunque è il loro punto di vista e il loro modo di vedere tutto. Sulla Costituzione, sono convinto che se raccontassero ai ragazzi della Costituzione e di questi articoli che vengono cambiati, potrebbero raccontarci delle cose che non vediamo più perché ho come l'impressione, ma mi sbaglio, che si vada a ragionare ormai su schieramenti. Perciò voto sì, perché il mio schieramento è lì, voto no dall'altra parte. Tant'è che io quando ho raccontato il fascismo, ho anche raccontato di Gentile e di altri arrivati della scuola. Ho raccontato anche come era vista la fascista, che non è più vista così, come se non avesse importanza. Perché cerco di sforzarmi, che non è facile, anzi, siccome non ci riesco, ormai ho così tanti anni che certe idee sono radicate, di rivedere, rivedere. Questo è stato il lavoro che abbiamo fatto, tra l'altro, anche tutti gli scritti, tutto quello scritto lo sto trascrivendo in modo che poi potrà essere letto, lo consegnerò tutte le impressioni, i suggerimenti che vedete, e ho chiesto loro, all'ultima analisi, di scrivere un pochino anonimo sul mio lavoro, spiegando loro che io mi ero pagato con i soldi pubblici e che loro avevo servizio e che se non andava bene dovevano scrivere in modo che chi sceglieva l'anno dopo qualcuno per condurre la mostra avrebbe potuto scegliere liberamente. Ho provato a farlo in una scuola. È complicato perché devi, anche se è pronto che ti scrivano dall'altra parte, non sei stato chiaro, non abbiamo capito quello che hai detto, non sai fare il tuo lavoro. Se vogliamo che possa decidere sul loro futuro, sul mondo che verrà, dovremmo anche fidarci del loro parere e ogni tanto vedere che cosa scrivono di noi adulti e ragazzi, anche per sapere se quello che noi in buona fede siamo convinti di fare arriva sempre.